Antonio Rugghia, parlamentare, deputato del Partito Democratico, l'abbiamo incontrato qui a Montecitorio. Insomma, che succede alla Camera? La legge di stabilità si vota, ma la legge elettorale? La legge di stabilità abbiamo appena effettuato la prima votazione di fiducia e la voteremo questa sera definitivamente. Per quanto riguarda la legge elettorale, che è un'altra, diciamo, delle leggi che il Presidente della Repubblica ha chiesto al Parlamento assolutamente di votare prima della conclusione della legislatura, mi sembra che ancora non ci siamo. C'è un po' la tendenza di non considerare questa legge nel merito, ma considerarla invece in termini strumentali per le convenienze che sono della PDL e del centro, dobbiamo dire purtroppo, che sono quelle di impedire un governo politico e che possa esercitare la sua azione dopo il mandato popolare per i prossimi 5 anni. Rugghia, ancora qua non si sa bene, le elezioni regionali parlano del 10, però i prefetti non hanno stabilito la data, la Polverini non ha stabilito la data, forse si aspetta il 28 gennaio, non si sa per il Comune di Roma quando si vota, non si sa se c'è veramente l'election day, non si sa i municipi come verranno accorporati, ma possibile che non possa esserci nulla di certo e di stabile? L'unica cosa certa è l'incertezza, mi sembra. Però insomma, quello che è certo è che ci avviciniamo a un turno elettorale. Sì, ma senza date ancora, perché i prefetti non li stabiliscono, che succede? Vabbè, beh, questo è dovuto, diciamo, all'ostruzionismo che la Polverini ha messo in campo una volta che si è dimessa. Io non ho mai visto un presidente nella mia esperienza politica dimissionario così impegnato. Di solito chi si dimette sta poi alle condizioni che vengono determinate dagli altri e garantisce esclusivamente l'amministrazione routinaria. Invece in questo caso la Polverini gioca da protagonista. Si è dimessa e dopo di essersi dimessa ha approvato tantissimo. Doveva mandare tutti a casa, mi sembra che invece lei rimane al domicilio. Ha mantenuto in piedi l'amministrazione regionale, ha fatto tantissime leggi di spesa, ha dimesso gli assessori, gioca proprio un ruolo da protagonista. Evidentemente pensa al suo futuro in termini personali e questo non va bene, perché chi sta nelle istituzioni deve farlo con spirito di servizio nei confronti dei cittadini. Mentre il futuro di Antonio Rugghia, terminata questa legislatura, mi sembra che è la terza, quale sarà? Ma non lo so, vedremo. Io immagino comunque un bel futuro, se avrò la possibilità di continuare a svolgere questo ruolo, per me sarà un onore, perché nonostante il discredito che c'è e nei confronti della politica per tanti esempi negativi che si sono purtroppo verificati in questo ultimo periodo, soprattutto in questo ultimo periodo, io intendo la politica come una cosa bella e nobile ed è una bella soddisfazione poter rappresentare i propri elettori. O potrò continuare a fare questo o potrò continuare a finalmente dedicarmi ad altre questioni, magari più personali. Buon lavoro. Grazie.